Ah, quindi sono qui. Ah, quindi sono qui.
che quanto di tuo assume un personaggio di fronte alla tua cam? Diciamo il 50%, cioè nel senso che infatti se si nota in tutti i personaggi c'è un oggetto, un qualche cosa che mi appartiene, non so per quale motivo, ma fa parte di me già prima che io fotografi. Di solito io fotografo sempre i personaggi dove sono, cioè non è che preparo precedentemente l'immagine. Vado sul posto, che può essere a casa loro, oppure in una sala discografica, oppure in un albergo. E guardandomi intorno cerco un oggetto che possa fare da trade union tra me e il personaggio. Quindi diciamo, questo oggetto ci accomuna in qualche modo, e quindi non solo esce fuori la personalità del soggetto, perché comunque lo scelgo anche in rapporto alla qualifica, al vestiere, a quello che il soggetto è o fa, ma anche perché l'ho scelto io e quindi mi appartiene come scelta. Possiamo definire la tua una fotografia realista? È una fotografia realista, ma anche basata su un'analisi, possiamo dire, che è quella la mia analisi. Ogni fotografia, appunto come ho detto prima, contiene una parte di me, per cui, come hanno scritto in un testo proprio questa sera, e sono come pollicino, cioè ogni fotografia è il preludio per un'altra fotografia, ogni ritratto è un preludio proprio perché contiene una piccola parte di me. Attraverso le mie foto vengono fuori le mie paure, le mie gioie, le mie ansie, anche i miei mostri. Com'è cambiata la postura, la posa di chi si lascia fotografare? Dagli anni 40 del Novecento ad oggi si è passati da un languido malizioso sorriso ad un accattivante essere cattivo. In realtà io ricerco l'essenza più nascosta e semplice della persona, e per fare questo gioco. Quindi instauro con il personaggio un rapporto giocoso, e anche se è famoso, il personaggio si deve dimenticare di esserlo, in modo tale che viene fuori la sua vera essenza. E quindi dopo un poco, dopo qualche scatto, io mi accorgo che il personaggio si rilassa e quindi ha un'espressione che è sua, che gli appartiene in maniera naturale. La fotografia di Augusto De Luca. La mia fotografia, appunto, è una fotografia che nasce dall'esigenza. Io, come già ho scritto da qualche parte, ho in me il germe dell'uomo madre. Quindi questa creatività, questa voglia di esprimermi, che poi è una voglia di esprimersi che fa parte della napoletanità. Ho scritto in un libro dedicato a Napoli, che si chiama Napoli Grande Signora. È proprio dallo scontro del fuoco del Vesuvio e dell'acqua del Golfo che viene fuori la vera essenza partenopea, e soprattutto è questo scontro che diciamo, gestisce un poco tutta la vita partenopea. Quindi da questo scontro nascono quindi degli stimoli creativi e grandi passioni che appartengono ai napoletani, e io mi sento a tutto tondo napoletano. La didascalia è la parola della fotografia? No. Perché secondo me la fotografia deve vivere di se stessa, io addirittura non le ho dato le fotografie. Quindi se mi trovo di fronte a un'immagine la valuto per quella che è in quel momento, hic et nunc, senza attribuirgli nessun altro valore esterno o una datazione che mi possa in qualche modo diciamo, sfuorviare. Quindi io gusto la fotografia per quello che in quel momento mi dà, senza nessuna didascalia e nessuna, diciamo, precisazione. Grazie ad Augusto De Luca.